Italo Calvino scriveva che siamo tutti uguali di fronte alla morte, ma non davanti alla storia. Lo dico perché ho appena letto un'intervista di Ignazio La Russa, tra l'altro è stato ministro della nostra Repubblica, dove sostiene che il 25 aprile dovrebbe essere trasformato nella giornata delle vittime del Covid. Chiaramente noi un giorno saremo chiamati a ricordare queste persone, perché dietro dei numeri ci sono delle biografie personali e delle famiglie che soffrono, e c'è anche un atto eroico di resistenza del personale medico per salvare delle vite umane. Però dobbiamo stare attenti a non creare delle operazioni di revisionismo storico che sono insultanti nei confronti di chi ha lottato per la libertà e la democrazia del nostro paese. Proprio l'altro giorno guardavo in TV l'intervento di un'ottima giornalista e scrittrice, Cinzia Leone, che raccontava la storia di sua madre. La madre nel 1944 visse un anno in un sottotetto per scampare ai nazisti. Giustamente Cinzia ci diceva che non possiamo comparare la nostra situazione odierna di limitazione delle libertà personali con quella della madre che aveva realmente i nazisti alle porte, e aggiungerei io, con quella di chi scelse di andare in montagna per sconfiggere i nazisti e i fascisti e riportare la democrazia del nostro paese. Concludo dicendo questo: oggi più che mai sono attuali i valori della resistenza. Sono attuali perché noi da quei valori dovremmo rinsaldare settori strategici per lo sviluppo del nostro paese. Penso alla sanità e l'istruzione. Mi chiamo Daniele Nahum e dico 25 volte resistenza.